Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato qualche volta, ma grazie per questo e grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo. Così Draghi commosso nell'intervento flash alla Camera, dove è stato applaudito, ma il Premier si è dimesso comunicando la sua decisione al Colli, al Presidente Mattarella. Ieri Draghi aveva ottenuto in Senato la fiducia, ma con soli 95 voti favorevoli, e la storia è ormai nota. Nel nostro mini sondaggio la gente non ha più voglia di parlare per commentare la situazione politica, e se ne ha di parole è meglio non farle sentire. I più reputano Draghi una persona autorevole e capace, definiscono irresponsabili i partiti che hanno portato il governo al capolinea in una situazione come questa, tra Covid e guerra in Ucraina. Buongiorno. Buongiorno Antonella. Che cosa ne pensa di questa situazione? È un teatrino, letteralmente un teatrino. Io almeno sono disgustato, non so gli altri, non so gli italiani come la pensano. Subiscono tutto, quelli ne approfittano, lo fanno. Ieri è successo quello che è successo e Draghi si è dimesso stamattina. Che ne pensa? Ma è una cosa incredibile, insomma. Noi italiani meritiamo questo ed altro. Secondo me, a questo punto, non so cosa dire, ci vorrebbe solamente un militare per rimettere a posto in ordine e mandare a casa questi personaggi, diciamo il cancro dell'Italia. Insomma. Io credo che in questo momento non era il caso di fare tutto questo cancan. Stiamo vivendo dei periodi difficilissimi, non lo trovo giusto, ma soprattutto vorremmo, parlo penso a nome di tanti italiani, la verità. Che cosa ne pensa di questa situazione? Fatto bene. A dimettersi? Non lo so come andremo a finire, comunque la mancanza di Draghi purtroppo si sentirà, anche perché chi c'è adesso al Parlamento non rappresenta più nessuno. La prossima volta che andremo a votare ci sarà una percentuale di non votanti che sarà eclatante. A me piaceva molto. Mi piaceva Draghi. Draghi? Sì, molto. Incarna il mio stile di vita, i miei parenti, amico di mio zio, il Marchese Imperato, quindi stessa scuola, il MAS. Abbiamo degli amici in comune, ma da prima, da quando lui studiava economia e commercio, pensi un po' alla Sapienza. È una situazione inqualificabile. Solo in Italia succede questo. Fanno solo i loro interessi, non quelli dei cittadini che li votano e che adesso li votano sempre meno perché oramai sono sfiduciati. Ci vorrebbe una persona che pensa pure agli altri. Io sono un pensionato, una pensione da miseria. Come definisce questa situazione? La definisco drammatica, semplicemente perché non so cosa succederà all'Italia dopo questa situazione. Siamo messi male, l'unica cosa che posso dire. Siamo messi male. Dovremmo cambiare tutti i governanti. Loro sono nostri dipendenti, per chi ha lavorato, pagato pensioni e tutto. Loro sono nostri dipendenti, sono. Pertanto gli stipendi loro dovremmo fare noi. Non loro che fanno gli stipendi a noi, che lavoriamo, perché loro non lavorano. Perché se loro chiamano quello lavoro, allora uno che sta in miniera che fa? Pertanto è soltanto una fregatura per il popolo. Basta. Non posso dire più niente, guarda. I bip sono finiti anche. No, sono finito pure io, sono finito.